troviamo in provincia di Cuneo, nel comune di Manta, di un frutteto di varietà Ambrosia, una varietà particolarmente suscettibile per quanto riguarda la ticchiolature e una varietà che viene gestita a livello club. A livello territoriale siamo nel cuore della melicoltura cuneese. Nell'ambito di questo meleto è stata organizzata in collaborazione con BASF e con Segea una prova specifica per valutare l'efficacia del nuovo principio attivo Revisol. La stagione della ticchiolatura 2021 non sarà ricordata tra le più difficili degli ultimi anni. Tuttavia, come vedete anche qui nel testimone non trattato, il potenziale di danno su varietà sensibili come l'Ambrosia è molto elevato. Nel corso dell'infezione primaria ci sono state 3 eventi che hanno generato poi tutte queste macchie. La prima infezione significativa tra il 12 e il 13 aprile, la seconda tra il 26 aprile e il 1 maggio e la terza tra il 10 e l'11 maggio. Il protocollo di questa prova è stato disegnato per un confronto diretto fra Revisol e il triazolo di riferimento in diversi posizionamenti. In due delle tesi, i due fungicidi, entrambi in miscela con una dose ridotta di Delan, sono stati applicati solo preventivamente, quindi con applicazioni ripetute, sempre posizionate prima delle piogge infettanti. In altre due tesi, invece, la stessa combinazione di fungicidi è stata applicata solo curativamente, quindi aspettando le piogge infettanti e intervenendo successivamente alle infezioni. Naturalmente sappiamo che non è una pratica corretta cercare di gestire la ticchiolatura solo con applicazioni curative. Tuttavia, ai fini sperimentali, ci è sembrato interessante cercare di evidenziare anche questo effetto, perché può essere utile proprio per chiudere le infezioni più importanti applicando i prodotti in combinazione con applicazioni preventive fatte precedentemente alle infezioni. Qui ci troviamo in una parcella trattata con Revisol e mezzo chilo di Delan VG con applicazioni preventive. Siamo in una situazione sperimentale, quindi con applicazioni fatte sempre con lo stesso prodotto, volte proprio ad evidenziare le differenze. E considerando la pressione sul non trattato, si può evidenziare un'ottima efficacia sulle foglie e praticamente perfetta sui frutti. Per evidenziare il contributo preventivo del Revisol, ci siamo spostati sulla parcella dove abbiamo applicato solo della VG a dose ridotta. Questa è una dose non pratica che sapevamo essere insufficiente per il controllo preventivo della ticchiolatura ed è stata inserita ai fini sperimentali proprio per evidenziare il contributo del Revisol. Si può ben apprezzare una presenza di ticchiolatura ben più intensa, soprattutto sulle foglie. Come confronto, qua ci troviamo nella tesi dove la bassa dose di Delan VG è stata applicata in miscela con il triazolo di riferimento, sempre con applicazioni preventive alle stesse date. Qua è ben visibile una presenza di ticchiolatura tendenzialmente superiore rispetto alla tesi dove era stato applicato Revisol più Delan. Analogo confronto si può fare nelle parcelle dove i fungicidi sono stati applicati curativamente, quindi dopo le infezioni. Il livello di efficacia, come ci si poteva aspettare, è inferiore rispetto a quello delle applicazioni preventive. Tuttavia, e qua ci troviamo in una parcella dove è stato applicato Revisol più Delan in curativo, si può apprezzare il livello di efficacia comunque buono rispetto al testimone non trattato. Questo conferma che Revisol ha anche un effetto curativo sulle infezioni già avvenute. Come confronto, qua ci troviamo nelle parcelle dove il triazolo di riferimento, sempre in miscela con Delan VG, è stato applicato alle stesse date, sempre con applicazioni curative. Si può evidenziare una presenza più elevata di ticchiolatura sulle foglie e qualche sintomo anche sul frutto, a dimostrazione dell'efficacia curativa di Revisol superiore allo standard di riferimento. I risultati di questa prova confermano pienamente quanto abbiamo visto negli anni precedenti e anche in altre realtà. Nel controllo della ticchiolatura, sia con applicazioni preventive che con applicazioni curative, Revisol si è dimostrato superiore al triazolo di riferimento. Questo è poi stato confermato anche sui rilievi numerici, dove sono andati a conteggiare il numero di foglie, germogli e frutti colpiti nelle varie tesi. Il rilievo finale, come pure i precedenti, hanno evidenziato chiare differenze tra le tesi in prova. La
Le prove condotte nel corso degli ultimi anni e anche questa del 2021 dimostrano che il Revisol è sicuramente uno strumento interessante per la strategia di difesa contro la ticchiolatura del melo. Strategia di difesa che nel corso degli ultimi anni è cambiata in modo significativo a causa delle variazioni regolatorie che noi tutti conosciamo. Strategia di difesa che è cambiata perché si è passato dall'impiego di pochi prodotti, più che altro multisito, ad un approccio sempre più articolato, ecco. E in questo contesto avere a disposizione uno strumento come il Revisol, che ci consente di intervenire sulle infezioni più gravi, ecco, su quelle che generalmente danno origine alle macchie sui frutti nella fase primaria di aprile-maggio, è sicuramente importante per tutto il mondo produttivo.